Allo Stadio dei Marmi va in scena la 26esima giornata del girone B di Serie C. È uno scontro diretto ai piani alti della classifica tra la Carrarese e il Gubbio, due squadre in grande forma che arrivano da una lunga striscia di risultati positivi. La Carrarese non ha ancora perso dall'arrivo di Calabro in panchina, arriva da tre vittorie di fila. Il Gubbio ha fatto addirittura meglio, vincendo le ultime quattro partite e non perde da otto giornate. La prima emozione del primo tempo arriva al 20esimo con il gol annullato a Udò per posizione di fuorigioco sull'imbucata di Di Massimo. Poi un brutto pallone perso dalla Carrarese da parte di Della Latta con Bumbu che scarica un destro violentissimo verso la porta, deve rispondere in tuffo Bleve, grande intervento del portiere della Carrarese che poi risponde con la discesa a destra di Zanon, il servizio al limite dell'area per il destro rasoterra in allungo di Panico con Greco che cattura il pallone a terra. Il Gubbio che nel finale di primo tempo rischia due volte con la costruzione dal basso, sulla prima Greco anticipa in uscita Panico, intervento regolare sul pallone del portiere del Gubbio che poi però rischia di combinare un pasticcio sulla pressione di Della Latta. Il pallone sul rimpallo finisce alto di poco. Dopo lo 0-0 del primo tempo, a inizio ripresa arriva il vantaggio della Carrarese, stavolta è fatale l'errore da parte di Greco che si fa sfuggire il pallone sul cross di Cicconi, ci mette la testa Iannes che deposita il gol dell'1-0 a porta vuota. Sbloccano il risultato i padroni di casa, è immediata però la reazione da parte del Gubbio che sfiora il pareggio con il destro di Desogus salvato sulla linea dallo stesso Iannes, decisivo in entrambe le aree di rigore. La Carrarese ha l'occasione per raddoppiare con Cicconi, stavolta l'intervento determinante è di Corsinelli che devia quanto basta il pallone per farlo finire fuori. Poi arriva anche il diagonale ancora di uno scatenato Cicconi che finisce largo nel finale, clamorosa occasione per il Gubbio con il colpo di testa di Di Massimo che sbatte sul palo, sulla respinta Udò non riesce a correggere in porta il gol dell'1-1. Carrarese che ha ancora una chance per chiudere la partita, stavolta Greco è grandioso sul mancino ravvicinato da parte di Cicconi che poi si fa tutto il campo in ripartenza, serve a destra Schiavi, l'assist in mezzo per il colpo di petto di Alessandro Capello che torna ad alzare la pinna e chiude virtualmente i giochi col suo settimo gol in campionato, raggiungendo Panico come migliore marcatore della Carrarese che batte 2-0 il Gubbio, difende il terzo posto e ricaccia indietro la squadra di Braia.